ma se passa un cuscino su un trono, perché un nano diventi un gigante, e pensare che vietando un bacio si senta importante. È stato presentato ieri sera nella libreria Ubic di Catanzaro Lido il progetto Pascouche. Pascouche è il titolo del primo disco da solista di Antonio Pascuzzo, dopo le precedenti produzioni di Rosso Antico e le altre numerosissime collaborazioni. Il titolo scaturisce ovviamente dalla presenza di influenze manouche nell'arrangiamento di alcuni brani, dalla presenza tra gli ospiti dello straordinario chitarrista Angelo De Bar, da molti considerato come l'erede di Django Reinhardt, ma anche dalla sintesi dello spirito che attraversa il progetto, un viaggio a tappe alla ricerca di vecchi e nuovi compagni dei quali Pascuzzo riceve in dono i colori della musica, il fado, il calipso, la musica cubana, quella da camera, i suoni balcanici, lo swing, il blues, il rock, il manouche appunto. Tanti gli ospiti che hanno preso parte al progetto che non hanno semplicemente prestato una traccia alla canzone, ma ne hanno offerto una lettura e in qualche caso ne hanno concepito l'arrangiamento. Non solo Angelo De Bar, ma i Solis String Quartet, Francesco Forni e Laria Graziano, il Sinfonico Onululu, il Rosso Antico, Pericolo Dierna, Giorgio Secco e Adriana Estergallo, Marco Rinalduzzi e tanti musicisti e amici che hanno condiviso una parte del percorso che ha portato all'album. Allora, intanto grazie a tutti di essere qua. Quando mi è stato detto che la presentazione si faceva alla Marina... Per il suo valore artistico e culturale, il progetto è entrato nel prestigioso catalogo dell'etichetta Parco della Musica Record, notoriamente riservata ai grandi maestri del jazz. Beh, Pascouche è la crasi tra Pascuzzo e il genere manouche, che in qualche modo ha... diciamo, è stato il punto di partenza dell'album, nel senso che ci sono tre brani che sono suonati e arrangiati insieme ad un artista importante, internazionale, che fa questo genere, ma in realtà racconta di un Pascuzzo itinerante, no? Quindi di un viaggio quasi nomade, che sono stato insomma in giro in tanti posti per registrare quest'album e anche per scriverlo. E quindi Pascuzzo è uno spirito nomade che poi dopo 4 anni si porta dietro un album che è la raccolta di quello che è successo. Saluti e baci. Il buongiorno si vede dal mattino. Saluti e baci.